Benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo e visto dalla copertina, oggi sarà un semplice svuota la spesa. In questo ultimo periodo non ho fatto proprio la spesona grande, ma compravo mano a mano cosa mi serviva. Però nella dispensa stava finendo tutto, quindi ho avuto necessità proprio di fare una bella spesona. Ma adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Cerco di fare un po' velocemente perché ci sono un po' di cosine. Allora, ho preso due bottiglie di succhi di frutta alla pesca. Poi abbiamo un po' di farina, perché ho intenzione domani, che per noi è sabato, di fare la pizza. Poi, sapete quando ci sono quelle settimane particolari, ho trovato queste cotolette impanate, le ho pagate sui 6 euro, non so se ce ne sono 4, 5, alle 5, 7 pezzi, dice. Le avevo già prese una volta, mi erano piaciute, quindi le ho prese di nuovo. Poi, un altro succo di frutta, questo qua all'ace, due bottiglie di latte, questo intero, poi la mozzarella per la pizza. I prezzi non ve li sto a dire perché alla fine sono sempre gli stessi, se poi c'è qualcosa di particolare magari ve lo dico. Poi ho preso un pacco di tovaglioli, le solite briochine, che queste da 1,19 euro sono arrivate a 1,50 euro, 5 briochine al cioccolato. Poi abbiamo gorgonzola e mascarpone, latte di soia. Questo qua l'ho iniziato a bere io, mi trovo veramente bene ed è proprio leggero rispetto al latte normale. Quindi anche se non sto facendo chissà quale dieta, però mi trovo bene, quindi continuo a prendere latte di soia. Poi ho preso una confezione di questa salsiccia, un pacco di sofficini, quelli pomodoro e mozzarella, una marmellata all'albicocca, l'avevo già presa ai frutti di bosco settimana scorsa ed è buonissima. Questo tipo di marmellata è proprio buona e si spalma perfettamente sulle fette biscottate. Quindi ho cambiato gusto, ho preso albicocca. Poi qui abbiamo del lievito in polvere, bottiglie di passata, no, di polpa di pomodoro. Per fare la pizza preferisco la polpa piuttosto che la passata. Mi piace di più perché non rimane fine, ma rimane un po' grumosa, più, non so, mi sembra più gustosa. Poi dei Wurster, della feta, apriamo l'altra busta, ho preso due bottiglie di questo vino qui, Cabernet Sauvignon, giusto da tenere lì, qua c'è la seconda bottiglia. Poi ho preso due pacchi di pasta, questa qui, che è buona, mi piace. Ho preso un tipo diverso dall'altro, fusilli e rigatoni. Questi saltimbocca che sapete che ogni tanto prendo. Poi aspettate che tiro su le altre buste. Allora, abbiamo qua un pacco di taralli che sono monoporzione, quindi anche se Mirko li vuole portare a scuola per merenda, almeno il pacchettino piccolo e ce l'ha. Poi ho preso due di mascarpone, appena trovo l'altro ve lo faccio vedere. Uno di sottilette, questo pacco piccolo, perché il pacco grande non c'era. È più conveniente quello grande, ma non c'era, quindi mi sono accontentata del piccolo. Poi abbiamo del formaggio brie. Poi ho preso delle cipolle, queste patate piccoline, delle arance. Volevo prendere le banane, ma erano verde, verde mela, cioè non c'era una banana gialla, ho evitato di prenderle perché ho detto finché stanno lì a maturare si marciscono, quindi ho evitato di prenderle. Poi ho preso le crocchette per Kira, che le aveva finite, o comunque le aveva ancora un po', ma si sbriciolano verso la fine. Vado a prendere le altre buste e torno. Dei finocchi, aglio, questo qua fresco. Erano in offerta e ho preso una rete di limoni da 1 chilo. Poi, qua le buste, guardate come si rompono subito. Cerco sempre di non farle piene per evitare che si rompano, ma uno o due si rompono quasi sempre. Comunque, poi ho preso una confezione di insalata russa, un pacchetto di olive, queste qua nere senza nocciole, questo tipo di formaggio che è tipo Emmental, per capirci. Poi un salame, questo qui che è morbido, dolce. Poi provolone piccante.
una confezione di ricotta, questa qui è buonissima, a Mirko piace un sacco. Trovato l'altro mascarpone, una busta di insalata, giusto per stasera, per mangiare qualcosa di un po' veloce, perché è già tardi. Un pacco di riso, questo qua originario. Mancavano un po' di cose stasera al Lidl, probabilmente è venerdì sera, quindi la gente ha fatto la spesa e si sono svuotati un po' gli scaffali, mi è caduta una busta. Comunque qua del pane affettato, vado a prendere le altre buste. Poi abbiamo delle fette biscottate, queste qua sono veramente squisite perché hanno dei pezzettini di cereali dentro, che mentre mastichi la fetta biscottata senti questi cereali che sono abbastanza sfiziosi. Poi l'assistente che mi passa i panini al latte, anche questi erano in offerta, e il pan carré, questo qua semplice. Non so se lo sapete, ma ce ne sono di due tipi, c'è semplice e integrale. Quando riesco cerco di prenderlo semplice, se non c'è ci accontentiamo di quello integrale che non ha questo gusto così particolare. Poi ho preso dei biscottini per Kira, questi nuovi, vediamo se li mangio. Queste tortine piccoline da tenere lì per la colazione, per la merenda, le ho prese di questi due tipi, quindi alla nocciola e questa qua al cioccolato. Che niente. Poi dello zucchero che era finito, del formaggio grattugiato, poi ho preso una confezione di queste bottigliette di ginger, questi pacchi di mozzarella, che ce ne sono due all'interno, quindi ho preso due pacchi di mozzarella, qua c'è l'altro latte di soia. Come frutto ho preso anche delle mele. Sono piccoline, sono carine, se non si mangiano ci facciamo qualche dolce. E poi l'ultima busta, vediamo cosa c'è. Allora, tipo, come si chiamano questi? Oreo. Tipo Oreo. Poi un pacco di pomodorini, questi qua piccoli, perché domani ho intenzione di fare la pizza, quella lì con i pomodorini, comunque la focaccia barese. Poi qui c'è un altro pacco di booster. I bastoncini per Kira, presi di due gusti, biscottini che piacciono a Henry, tonno, noci sbucciate e alla fine un pacco di chipster, sempre per la merenda di Mirko quando se la deve portare a scuola. Niente, allora vi faccio vedere tutto il disastro. Ecco qua, allora adesso mi vado a sistemare la spesa e poi stasera preparerò dei panini con la salsiccia, quindi questa sarà la nostra cena, con un po' di insalata, che sono abbastanza veloci anche perché sono già le 8:30, il tempo che metto a sistemare, poi se no si fa troppo tardi. Quindi ci vediamo dopo con la cena e adesso vado a sistemare. E qui abbiamo i peperoni in preparazione, la salsiccia e l'insalata che sarà poi da condire e da mettere poi a tavola. E niente, io vado a finire di preparare la cena, quindi ne approfitto per salutarvi, per darvi appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!